È triste anche partecipare a dibattiti televisivi in cui non puoi più discutere sui dati di fatto, perché ognuno fa la sua morale, la sua predica, anche persone con cui ho avuto rapporti di grande tranquillità, come Bobo Craxi, che appaiono e dicono: ecco, sì, la destra con queste aperture criminali, i morti, i contagiati. Caprarica lo stesso, perché Madrid ha avuto molti più morti di ogni altro luogo della Spagna, ma io in realtà non volevo discutere con loro per dire se sia giusto, se sia sbagliato chiudere, aprire. Portavo dei dati, è inutile dirlo, li dico qui perché sappiate, tra ottobre e marzo, caro Caprarica, caro Craxi, Milano ha avuto la media di 6.200 positivi ogni 100.000 abitanti, Madrid 5.800. Mi pare maggiore anche il vantaggio della capitale spagnola sui decessi. In Lombardia sono stati 136 ogni 100.000 abitanti, a Madrid 98. A minori chiusure ha corrisposto un migliore andamento economico. Quindi, come si può difendere le chiusure se hanno portato più morti e più contagiati a Milano che a Madrid? Come si fa a continuare a rompere le balle, caro Caprarica, caro Craxi? Avete rotto i coglioni! Perché non è che uno in televisione deve per forza prendere una posizione o prendere un'altra. Io ho cercato serenamente di dirvi in tutta la trasmissione, eravamo ospiti a Stasera Italia, quello che i dati ci dicono. Ecco, i dati ci dicono semplicemente questo. Ve l'ho letto. Che ci sono 10 milioni di abitanti in Lombardia e 6 milioni e 600 mila abitanti nella regione di Madrid. Sentite, nello stesso periodo, tra il 1° ottobre del 2020 e il 1° aprile di quest'anno, cioè un mese fa, ci sono 204 contagi ogni 100.000 abitanti in Lombardia e 5.800 ogni 100.000 abitanti nella regione di Madrid. Non solo, in totale con le chiusure. Parlo, non, certo, le aperture ci sono state d'estate, benissimo, era giusto che tutto fosse aperto. I contagiati sono stati un numero minimo. Poi in ottobre si è ripreso e allora hanno cominciato con le chiusure in Italia, in Lombardia soprattutto, a Milano e invece a Madrid hanno tenuto molti luoghi, teatri, musei aperti. E allora ci sono stati 624.000 contagiati in totale tra il 1° ottobre e il 1° aprile del 2021 e ci sono stati 387.084 contagiati in Spagna, anzi a Madrid. Quindi mi dovete spiegare. Allora, lì era aperto e abbiamo avuto 387.000 contagiati. In Lombardia, a Milano, tutto era chiuso e abbiamo avuto 624.000 contagi. I morti, anche qui, sono inquietanti. Caro Caprarica, caro Craxi, con cui non si può parlare perché i dati non mi interessano. Dati pubblicati dal Corriere della Sera, che ho cercato in tutti i modi di dire no, no, Madrid, chi ha vinto la destra a Madrid, ma per forza è un luogo di selvaggi. No, selvaggi, non selvaggi che siano, tenendo aperto, hanno avuto meno morti. Non so perché ci sia questa singolare condizione, ma il dato di fatto è che i morti di Covid sono stati 13.670 in Lombardia e 6.500, cioè la metà, in Spagna, a Madrid. Quindi che cosa dobbiamo dire? Come, non vanno bene questi numeri? Non servono, no, devo per forza discutere con loro, con voi, su posizioni. Caro Caprarica, caro Craxi, questi sono i dati. A Madrid tutto aperto, la metà dei morti. Punto. Adesso avete rotto i coglioni abbastanza, eh? Fine.